Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con il walkthrough di Dragon Ball Xenoverse, in attesa di Dragon Ball Xenoverse 2, la prova di Trunks. Allora, per muoverti LR angolo visuale, X per saltare e salire, L3 per scendere. Mentre mantieni il comando di spinta L2, musa L con uno scatto veloce. Mentre ti muovi, premi il comando di spinta L2 o mentre mantieni L2, premi L per un attacco laterale. Attiva o disattiva l'aggancio con R1 in presenza di più nemici, R per cambiare l'obiettivo. Ok, allora, quadrato attacchi deboli, triangolo attacchi potenti, opzioni per accedere al menu dell'elenco combo, cerchio attiva i combi dell'aura normali, L1 più cerchio per una proiezione, triangolo e cerchio per eseguire un attacco respingente. Come at me anytime. Attaccami quando vuoi. Oh, cacchio, sono tornato indietro. Quando il nemico blocca tutti i tuoi attacchi, mantieni triangolo per lanciare un attacco caricato. Se usato in una combo, può attivare spezza guardia. Mentre segui una combo, puoi premere X per attivare svanisci e posizionarti sulle spalle dell'avversario. Ma dorme? Cosa fa questo? La guardia. E che cacchio? Mantieni L1 per proteggerti dagli attacchi nemici. Attiva guardia proprio nel momento in cui l'avversario lancia l'attacco. Subisci meno danni agli attacchi nemici o quando viene colpito durante la fase guardia. X per attivare svanisce e posizionarti alle spalle. Porco canaccio. Schianto del meteorite. Colpo del meteorite super guardia. E che cacchio? Tieni premuto R2 e visualizzerai la guida degli attacchi speciali. Puoi memorizzare fino a 4 attacchi speciali. L2 e R2 contemporaneamente visualizzerai la guida delle mosse supreme. Puoi memorizzare fino a 2 mosse supreme. Le mosse supreme consumeranno l'indicatore delle aura. Tieni premuto L2 ed R2 contemporaneamente visualizzerai la guida comandi alle mosse supreme e puoi memorizzare un'abilità di schivata. Looks like the little warm-up is complete. Raffica energia potenza. About time you showed me your full strength. Mamma mia! Porco canaccio, che gli abbiamo fatto a Trunks? Superata la prova di Trunks. Facile facile, ma sicuramente era per provare. Grado Z, missione completata. Nuovo livello ottenuto. Andiamo a livello 2, così belli. You were chosen. Chosen by Shenron. Sorry for attacking you, by the way. Il mitico scorpione. I'll introduce myself. I'm Trunks, and I'm currently on a mission. As you can see, this place, it's not the world you're familiar with. This is the Toki-Toki world, where the flow of time gathers. You can call us the Time Patrol. When history goes off course, a false timeline is created. We work to correct any of these changes to history. As Time Patrol members, we'll fight all throughout time. Sometimes, we deal with legendary fighters or dangerous forces. What you think? Would you like to test your power here? See how effective it is? Oh, right. I should probably explain a few things first. Look around. In this space, there are many other Time Patrol members. If you'd like, go ahead and talk to them. I'll hear your answer after you've had the chance. Ok, gli daremo la risposta più tardi. Prova di Trunks superata, adesso vediamo come si selezionano le missioni per andare a fare qualche altra cosa figa. Ecco il campo del tempo, poi l'area industriale e il tempo vedrà i pattugliatori temporali ovunque, parla con loro.
Allora, elenco chat, mappa, avvicina un personaggio, una struttura e premix per parlare con il personaggio. Per visualizzare la mappa Toki City è divisa in quattro settori, porto temporale, area industriale, campo del tempo e covo del tempo. Premi opzioni per aprire il menu principale, qui puoi personalizzare l'equipaggiamento, gli oggetti e le impostazioni di gioco. Ok, questo è Trunks. Hey. Perfetto, qui possiamo vedere le varie cose, le altre ce le abbiamo ancora bloccate. Allora giriamoci e vediamo un po'. Qui ci abbiamo reso. Tutti i Majin sono nati da una forma chiamata Bu. Ora sono tutti diversi. Ai Majin Bu non piaceva la solitudine. Ci abbiamo Chloe qua, Cloche con un punto interrogativo. Oh, così tu sei il guerriero evocato da Sherron. In giro si dice che fai parte dei guerrieri scelti. Non me l'aspettavo. A volte le persone non sono ciò che sembrano. Anch'io sono della pattuglia temporale, sono un tuo superiore. In caso ti servisse qualcosa, vieni pure da me. Ti insegnerò come lavora una pattuglia temporale. Diamo questa. Controlla la tua forza con il mio shooter speciale. Vediamo. Sei molto debole. Cosa ci fai qui? Questo è per informazioni. Vediamo qua. Qua c'è Amura. Sta una cifra di roba, c'è stai, raga. Yep. La prossima volta devo desiderare che Sherron diventi mio amico. Sherron è un tipo in gamba, con voce profonda e bel portamento. Qua che c'è? Questo è un piedistallo per le sfere del drago, ora non puoi usarlo. C'è l'Aimal. Buonasera. Le altre razze pensano che tutti i Saiyan siano uguali. Anche per me è difficile distinguere le altre razze, quindi siamo pari. Andiamo qua, punto interrogativo. Noi pattugliatori temporali difendiamo lo scorrere del tempo. Chiunque cerchi di alterare il tempo dovrà vedersela con lui. Dobbiamo allenarci con regolarità per poterli affrontare. Consegna spazio-tempo. Che cos'è? Un caloroso benvenuto nella consegna spazio-temporale. Puoi inviare regali ad altri giocatori e ricevere. Al momento siamo chiusi. Ok. Allora, questo ce lo siamo girato. Questo chi è? Garrett. C'è qualcosa che non sai sulla modalità WSMP Toki Toki City. Chiedi curi il database e in caricamento. Questo è un altro punto interrogativo. Yep. Zikok. Ehi, il lavoro del pattugliatore temporale è duro. Se qui da poco, ottieni un gesto per dimostrarti la mia amicizia. Ti tengo d'occhio. Hai ricevuto Caps Energia P. Andiamo un po' qua. Non puoi ancora avanzare. Quindi questo è un altro mondo. Allora, giriamoci. Consegna spazio temporale. Ma l'abbiamo fatto. O torniamo da Trunks, abbiamo parlato già con un po' di persone. Vediamo un po' Trunks. Parla con loro. Ok, ma con tutti devo parlare, Trunks. Quello ci abbiamo parlato. Qua abbiamo fatto. Vediamo di qua che cosa c'è. Non sono tantissimi, eh. Ukatz, ci abbiamo parlato con Ukatz. Già mi sto... Sì, questo sì. Forse con i Mai. Garid ci abbiamo parlato. Difendiamo il tempo, dovremo allenarci. Sono finiti? Ci stanno altri con cui parlare. Zikok ci abbiamo parlato. Garid ci abbiamo parlato. Che altro ci manca, raga? Amura ci abbiamo parlato. Trunks sta qua. Reso, Clock. Ti ha detto parla con tutti i pattugliatori. Quanti ne mancano ancora? Vediamo un po'. Clock. Questa qualcosa. Reception, reception. Battaglia locale, battaglia mondiale. Reception battaglia, prepara due controller per le battaglie locali, riceverai una notifica. E questo forse è il multiplayer. Ma non siamo ancora pronti. Il torneo mondiale è un evento online al quale partecipare quando sei connesso al server Xenoverse. Quindi se possono fare un boato di cose. Qua che c'è information. Questa è la paga informazione, puoi vedere le classifiche e altre notifiche, ma non sono al momento disponibili. Allora, vediamo un po' che altro c'è. Amura ci avevamo parlato. Questo l'abbiamo fatto. Trunks, mi sembra che ho parlato con tutti, eh? Penso che possiamo. Penso che ho finito. Hey! Parla con loro. Ma ci ho parlato, cioè. Do cacchio. Là non ci possiamo andare. Vediamo un po' qua sulla mappa. Punto informazioni, porto temporale. Qua però tanto sono chiusi. Dice, non puoi avanzare, vero? Ah no, qua ci posso andare. Perfetto. Vediamo un po'. Allora, missioni parallele, missioni offline parallele, registrazione squadra, Taino,
Missioni parallele online. Che dite, ne facciamo una parallela offline? Così intanto per Greetings. vedere. Ah, non sono ancora aperti offline. Non sono aperti. Ok, andiamo un po' sulla mappa. Qua abbiamo il porto temporale, un VS, Goma, pattuglia, qua altre informazioni, battaglia online, vedi, registratore squadra, Persel, battaglia offline. Ok, vediamo se possiamo andare anche. Ok, possiamo andare anche all'altro mondo, eh? Cioè, stiamo a giro, facciamo un po' di esplorazione in questo video. Negozio oggetti, negozio sintesi. Poi ragazzi, qui sotto datemi dritti su quello che devo prendere. Oh, qua che è? Yas, che dice? Non ti conoscevo, sono un membro della pattuglia temporale. Ci vuole forza per questo incarico. Pensi di potercela fare, principiante? Perché mi danno del principiante? Ah, con questo posso parlare. Negozio abilità. Mefia. Consegna spazio-tempo, negozio oggetti, ok. Ci siamo girati un attimo le mappe. Quindi uno è dedicato a tutte le battaglie, uno è dedicato agli oggetti. Vediamo un po' se mi fa parlare con. Mi fa andare avanti con Trunks, perché sennò penso che dobbiamo andare a chiacchierare con tutti. E quindi andrei a chiacchierare con tutti e poi tornerei da Trunks. Ok, allora vado a chiacchierare con tutti i ragazzi, tanto non penso ci siano informazioni fondamentali per il proseguo del walkthrough. Torneremo appena ho sbloccato la missione con Trunks, così almeno abbiamo fatto un po' di esplorazione qui su Dragon Ball Xenoverse. Ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.